Ciao a tutti, oggi è giovedì 17 marzo 2016, mi trovo qui in piazza Santa Maria di Castello. Vedete, la piazza è ancora ferma, ma io qui sono per questo palazzo qua. Ho chiesto un po' in giro la storia di questo palazzo, no? E mi hanno detto che questo palazzo qua è stato ceduto al comune di Alessandria tempo fa, diciamo, a patto che diventasse per i sordomuti, che difatti tempo fa c'era tutto, come si può dire, l'edificio adibito a questo scopo. Allora, dato che probabilmente il comune vorrebbe disfarsene di questo edificio e non potendo vendere, ecco che probabilmente lo lascia decadere, forse anche crollare, in modo che diventasse pericoloso, e poi dopo abbatterlo per poi magari vendere sedime e robe varie. Almeno questo è quello che mi è stato detto. Vedete anche il tetto là sopra in che stato è. Vedete, adesso vi faccio un po' vedere meglio, vedete che cambia addirittura inclinazione, e sulla parte alla sinistra qui vedete come è imbarcato, vedete che sul lato vicino alla torretta si vede ancora al colmo, mentre invece sulla sinistra che non si vede più. Un altro fatto, io vi consiglio di non affacciarvi mai al balcone, questo qui che sto inquadrando, perché potreste cadere di sotto. Guardate, questo è il balcone, non ha più la ringhiera, eh? Ok? Questa qui è la fine che fanno tutte le proprietà del comune, ovvero il comune si disinteressa, lascia andare alla malora tutto quanto, no? E poi dopo si porta nelle condizioni di abbattere gli edifici per magari liberarsi da contratti e tutto quanto. Ok? Va bene. Io vi saluto, torno ancora un attimo sulla piazza, perché voglio dirvi un fatto. Vedete? In questa piazza qua c'è qualche negozio, no? Vedete? Ce n'è uno là. C'è una pizzeria che si trova lì. Vedete? Lì c'è una pizzeria. E considerate il fatto che con questo cantiere questi negozi qua chiuderanno tempo un mese o due, questi chiudono, ancora che si trovano tutto il cantiere fermo, no? I negozi qua chiudono, le attività che ci sono qua chiudono. Questo è quello
che sta facendo il comune di Alessandria. Sta facendo chiudere tutti i commercianti. Questo che sta facendo. E poi dopo dicono che quelli di sinistra, no? Sono con i poveri. Certo che sono con i poveri, perché vogliono che tutti quanti diventino poveri. Va bene, io da qui vi saluto e vi ritrovo poi certamente in un altro video. Ciao a tutti. Un'altra cosa volevo dire. Leggo commenti e mi chiedono perché faccio tutto questo. Io c'ho la risposta. Io faccio tutto questo perché amo la mia città, amo Alessandria e non voglio che qualcuno come questa giunta me la sbatta ulteriormente a terra. Questo è. Perché non è più possibile vivere in queste condizioni. Va bene, un attimo di sfogo e vi saluto. Ciao a tutti.